Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Era stato chiuso al transito il ponte che collega Alba Adriatica e Tortoreto con Corropoli, dunque due versanti del territorio vibratiano. Attualmente non c'è strada per una sua riqualificazione e una prossima riapertura. L'estate si avvicina, un grave danno secondo il consigliere Di Matteo, che è anche presidente del comitato civico Val Vibrata Monti della Laga, per cui occorre urgentemente trovare le risorse. Non è solo questione di infrastruttura viaria, ma anche una questione di potenzialità turistica. Questo è un ponte che comunque è importantissimo, perché collega la strada statale 16 con la 259 dalla Val Vibrata, poi diciamo collego con tutta la zona industriale che c'è al di là nella zona della Val Vibrata, quindi questa è chiusa da ottobre, questo ponte, perché giustamente il sindaco di Alba, su una relazione tecnica che era pericoloso, fece l'ordinanza di chiusura e fece bene. Oggi però, a distanza di alcuni mesi, non si vede niente, non c'è un progetto, non c'è un programma per poterla sistemare e riaprirla. I comuni battono cassa, sostengono ognuno per la propria parte, quindi Alba Adriatica e Corropoli, di non avere fondi sufficienti. Occorrono diverse centinaia di migliaia di euro e entrambe, diciamo, attualmente fanno spallucce. Quale potrebbe essere la soluzione? Ecco perché io i primi di marzo ho fatto un appello alla Regione, perché la Regione, che è sempre il punto di riferimento di questi comuni della Regione Abruzzo, di aiutare i due comuni di Alba e Corropoli, perché con i loro bilanci sicuramente loro troveranno sicuramente difficoltà. Mi fa piacere che a distanza dopo di 7-8-10 giorni il sindaco di Alba Adriatica e il sindaco di Corropoli si sono incontrati e hanno stilato un documento per fare una richiesta di aiuto alla Regione Abruzzo per la sistemazione di questo ponte. Questo mi fa piacere, perché vuol dire che noi abbiamo centrato con questo sollecito, perché io ho voluto soltanto sollecitare, perché questo è un danno per l'economia locale, è un danno per il turismo, è un danno per tutti. Quindi faccio ancora appello alla Regione Abruzzo di aiutare i due comuni e i comuni di organizzarsi meglio per cercare di risolvere questo problema, che è veramente molto importante per la viabilità vibratiana.